Ben ritrovati da Diana Romerzi con una nuova puntata di Res Publica, il nostro spazio su Radio Cusano TV Italia dedicato sempre all'attualità e alla politica italiana. E proprio questa settimana inizia una settimana importantissima per la politica italiana e non solo per il futuro dell'Europa, perché sono tantissimi gli appuntamenti in agenda. Si parte dal primo, i lavori in commissione bilancio alla Camera sugli emendamenti al Cura Italia e poi la votazione che è prevista per mercoledì sempre alla Camera. E poi c'è il grande appuntamento, quello che tutti aspettano. Si tratta del vertice dei capi di Stato, il Consiglio Europeo previsto per giovedì 23 aprile, e da lì si saprà qual è la strada che vorrà intraprendere l'Europa per quanto riguarda la crisi economica dovuta all'epidemia di coronavirus. Di tutto questo parleremo con il nostro ospite di oggi. Si tratta di Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare in quota Lega, che è in collegamento con noi attraverso Skype. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi. Onorevole, partiamo da un video che ha realizzato lei su Facebook proprio dopo un voto molto contestato della Lega. Vediamo il video e poi lo commentiamo. Allora, quando si dice ma la Lega ha votato contro gli eurobond, ma meno male, perché gli eurobond, così come erano previsti ieri nella votazione, prevedono una condizionalità. Allora facciamo una bella cosa. Prima cambiamo i trattati. Tanto è facile, che ci vuole? 5 minuti, no? Cambiare i trattati, che ci vuole? Ci mettiamo lì, una notte li cambiamo, quindi passano anni. Dopodiché viene scritto, lo voglio vedere scritto, è approvato all'unanimità di tutti, perché i trattati, lo sapete, che si cambiano con l'unanimità di tutti quanti, dove sta scritto: l'Unione Europea autorizza all'emissione di eurobond senza, lo voglio scritto a neretto, senza condizionalità. Allora poi dopo noi diciamo va bene, però finché questo non avviene noi diremo sempre no, e chiediamo invece un'altra cosa, una cosa che fanno tutte le banche centrali del mondo. Lo sapete che cosa? È che deve comprare i titoli dei paesi che fanno parte dell'area euro direttamente sul primario, cioè ad emissione, per poter finanziare il fabbisogno finanziario dei paesi, come avviene in tutto il resto del mondo. Ecco, questo bisogna fare, non gli eurobond che ci mettono il cappio al collo. Ecco, avete votato contro gli eurobond, un voto molto, molto contestato. Vi hanno accusato di non aver tenuto unita tutta la parte italiana. Meno male. Se la parte italiana non comprende che gli eurobond, a parte che erano già stati scartati nella riunione dell'Eurogruppo del 9 di aprile, ma se non si rendono conto che gli eurobond messi così come una cartolina non sono possibili, ovvero sono possibili già codificati all'interno di determinati strumenti, ovvero veicoli. Questo veicolo già esiste, già è codificato, già è inserito nei trattati e si chiama MES, Meccanismo Europeo di Stabilità. Questo io mi rendo perfettamente conto che moltissime persone che si mettono a parlare di questi argomenti sembrano i virologhi che sono usciti e sono spuntati fuori purtroppo negli ultimi 2 mesi da tutte le parti. Lasciamo i virologhi fare il loro mestiere e lasciate pure chi conosce bene i trattati fare il loro mestiere. Allora, sentire delle discussioni da bar in cui non sanno neanche come agisce l'Unione Europea, che si fonda principalmente su due trattati, che sono il Trattato di Maastricht e il Trattato di Lisbona. E vorrei ricordare che c'è un articolo specifico del Trattato di Lisbona, cioè del funzionamento dell'Unione Europea, il 136, il terzo comma dell'articolo 136, che è stato addirittura modificato nel 2013, addirittura per poter recepire la possibilità di mutualità. E guardate, tra l'altro, ecco, chiedo scusa di non sapere la memoria, anche se a dire verità per tutta la volta che l'ho letto lo dovrei sapere, ma il terzo comma dell'articolo 136 dice: gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme, la concessione, attenzione, la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità. Quindi chi pensa che è possibile poter replicare altri strumenti senza condizionalità
purtroppo non conosce i trattati, non li conosce. Eppure, eppure dall'Europa si parla appunto di una condizionalità molto bassa che in realtà riguarda solo la... Come si dice, come dicevano i latini, come dicevano, scripta? Sì, sì, però... Guardate, qui a parole si può dire qualsiasi cosa, i trattati dicono questo. Allora, loro possono dire qualsiasi, perché il dibattito politico, anzi, il bello della politica è che chiunque può dire qualsiasi stupidaggine, e il bello ancora di più che c'è qualcuno che ci crede pure. Però dopo si va a sbattere la faccia contro i trattati che dicono questo, questo e questo. Posto detto, cambiamo i trattati, lo voglio vedere scritto, codificato e poi tranquillo. E poi ci sono anche altri aspetti tecnici che purtroppo vedo che la gran parte dei politici e delle persone che si occupano di questo tema, per l'appunto dei corona bond, euro bond, come vogliamo chiamare, non sanno minimamente, e se poi mi darete la possibilità di spiegarlo, cercherò di farlo nella maniera più semplice possibile. Assolutamente, però il vincolo al momento sembra solo riferito ai capitoli di spesa che dovrebbero essere quelli inerenti la sanità, almeno così sembrava dalle ultime dichiarazioni. Sì, ma forse non ci siamo capiti. Il capitolo sanità può essere tranquillamente affrontato con le risorse interne. Noi il grosso problema, abbiamo quello di rimettere in moto l'economia. Quella è la vera sfida. Allora, se l'Unione Europea mi dice, guarda, ti do gli spicci per l'emergenza sanitaria, quando ormai già speriamo di esserne veramente fuori, abbiamo fatto tutto da sole, a me non mi sta bene. Qui bisogna mettere i soldi sul tavolino per far ripartire l'economia, per evitare il disastro. Ma voi pensate che quando si riaprirà, ovvero si andrà incontro a una sorta di normalità, che purtroppo sappiamo benissimo ci vorrà molto tempo, voi pensate che le aziende, le attività commerciali riprendano come se niente fosse? Ma qui purtroppo ci sarà veramente una carneficina, molti non riapriranno proprio, guardate. Quindi lì è necessario avere un impegno finanziario enorme, non il fatto della sanità. Questo è che vorrei che fosse molto chiaro, anche con lo stesso MES, ma scusatemi tanto, se dovessimo in maniera sciagurata chiedere l'attivazione del MES, si parla di 36-37 miliardi, no? Esatto. Sono troppo pochi. Ma non sono nulla, non sono nulla. Fra l'altro vorrei fare una battuta, ma se è vero che nei due decreti del governo Conte il primo metteva a disposizione 350 miliardi e il secondo 400, quindi 750. Ma perché ci si arrovella tanto per avere questi 36 miliardi? Io lo dico io perché. Perché i 350 più 400 è aria fritta, non è vera. Vero, i 400 in particolare sono solo garanzie. E sappiamo quello che sta avvenendo da oggi nelle banche. Ecco, questa è la verità. Allora, diciamo la verità, perché se ci attacchiamo tanto alle risorse del MES, quando a sentire quello che ha detto Conte, un volume di fuoco mai visto, risorse incredibili, l'abbiamo sentito a Rete Unificati su Facebook, mica l'ho sentito solo io, l'avete sentito pure voi, di 750 miliardi. Beh, facciamo da soli con 750 meno 36, ma non ci attacchiamo a delle condizionalità che comunque sono previste dai trattati. Quindi finché non viene cambiato il trattato, le condizionalità sono quelle. Parliamoci chiaro, ma con gli olandesi e con i tedeschi che stanno con il fucile puntato, le regole vanno rispettate, lo stanno dicendo ogni minuto. È chiaro che per loro poi alcune regole non valgono, a iniziare dal dumping fiscale, ma quello è un altro discorso, la nostra incapacità a farci rispettare. Che dovrebbe fare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 23 aprile, quando ci sarà questo vertice, secondo lei? Allora, guardi, in genere si va a tutti quanti i vertici già con un accordo fatto. In genere avviene così. Quindi ci sono prima cosiddetti Sherpa che preparano il terreno, si sonda e si arriva di fatto già con una proposta condivisa. Quindi mi auguro che vadano già con una proposta condivisa, altrimenti il 23, giovedì prossimo 23 aprile, non succederà assolutamente nulla, il solito rinvio. Cosa oggi dovrebbe fare, se già non l'ha fatto? Sentire gli altri partner, a iniziare dal fronte mediterraneo, latino, diciamo, quindi francesi, spagnoli, portoghesi, greci, italiani, eccetera, nel dire ma cosa deve succedere per non attivare la Banca Centrale Europea nel fare il vero prestatore di ultima istanza e mettersi a disposizione sul mercato primario
perché tutte le operazioni fatte di stimolo monetario, non ultima il quantitative easing, opera sul mercato secondario, non sul primario, cioè all'atto dell'emissione. Insomma, in poche parole, per chi non l'avesse capito, deve stampare moneta e deve fare esattamente tutto quello che stanno facendo le altre banche centrali, iniziare la Federal Reserve. Avete visto che volume di fuoco la Federal Reserve ha fatto? Ma si fa così, si fa. Altrimenti come pensa di rilanciare l'economia? Poi vorrei proprio 10 secondi ribadire il no all'Eurobond per un problema squisitamente tecnico. Io mi rendo conto che oggi come oggi noi abbiamo nei posti chiave al Ministero del MEF persone che sono dei grandissimi professori di storia contemporanea, ma credo che purtroppo dal punto di vista finanziario peccano un pochino. Allora glielo dice chi ha i capelli bianchi, che ha iniziato a lavorare in borsa con i pantaloni corti e tutta la mia attività è stata orientata sul mercato finanziario, anche, mi permetto di dire, a un certo livello. È ovvio che se dovessero essere fatte sotto qualsiasi forma, attenzione, sotto qualsiasi forma, emissioni comune, cioè Eurobond, Corona Bond, quello che vi pare, vorrebbe dire immettere sul mercato dei titoli senior, cioè privilegiati nel loro rimborso. Significherebbe di fatto che per accettare 36 miliardi di Eurobond privilegiati senior, noi condanneremmo a morte, cioè in serie B, tutte le altre emissioni che ha in piedi il governo italiano, cioè noi abbiamo il debito pubblico che è alimentato da circa 1.800, perché il debito pubblico è 2003 in rotta 2004, ma i titoli realmente in circolazione, BOT, CCT, CTZ... Quindi ci sarebbe una ripercussione sui nostri titoli. Ma certo, per accettare praticamente le briciole, noi condanneremo a morte non solo i titoli che già sono in circolazione, ma anche le future emissioni, perché sarebbero considerate di serie B rispetto alle privilegiate emesse come Eurobond. Quindi queste sono cose che capiscono i ragazzi veramente al primo anno che entrano nel circuito finanziario di borsa. Queste cose mi meraviglio come a livello ministeriale queste cose non le sappiano. Perché poi dopo quello che dobbiamo pagare in più di interessi, perché chiaramente essendo tra virgolette di serie B dovrebbero pagare un prezzo superiore, un rischio superiore, e quello che ci mangiamo di interessi in più, il gioco non vale la candela. Ma queste sono cose veramente, scusate, ma ovvie, mi meraviglio di doverle addirittura dire. Ecco, ma come li convinciamo i contribuenti olandesi e tedeschi a comunque cercare una strategia diversa da questa delle MS, dagli Eurobond, sì, comunque da queste condizionalità, dopo che sì, l'abbiamo visto il gap con solo con il nostro sistema sanitario e loro è stato evidente, poi per non parlare di tutto il resto? Lei sta buttando non benzina sul fuoco, ma proprio di più facendomi questa domanda. Allora, guardi, a me, devo essere molto sincero, non è che interessi molto come i governi olandesi o tedeschi lo vadano a dire ai propri contribuenti, anche perché mi sembra che quando noi abbiamo contribuito in maniera piuttosto, diciamo, corposa al cosiddetto salvataggio della Grecia, poi abbiamo saputo che di fatto è stata una partita di giro per aiutare le banche tedesche e francesi, eppure i contribuenti italiani non gli è stato spiegato assolutamente nulla, eppure l'abbiamo pagato noi. Ma a parte quello, io vorrei dire che chi glielo va a spiegare invece ai contribuenti italiani, che così come l'Unione Europea, cioè quello che sto sentendo, quello che volevano che venisse votato l'altro giorno al Parlamento Europeo, dovrebbe essere finanziato con nuove tasse, perché questo è il problema. Cioè quello che non dicono coloro i quali additano la Lega come responsabili, i primi responsabili sono loro, poi vi spiego perché dicono così, per coprire altre cose. Cioè, come sarebbero finanziati questi Eurobond? Col bilancio dell'Unione Europea. Quindi sappiamo che il bilancio dell'Unione Europea, l'Italia è il terzo contribuente, siamo addirittura in un momento di rivisitazione completa con l'uscita del Regno Unito, no? Sappiamo tutto il dibattito che c'è, chi paga il fatto che il Regno Unito è uscito, eccetera. Sappiamo che alcuni comparti, a iniziare dall'agricoltura, è praticamente sotto schiaffo, perché chiaramente se si diminuisce il bilancio, chi è che ne paga di più le conseguenze? È il bilancio agricolo, che rappresenta circa il 40% dell'intero ammontare del bilancio dell'UE. Ebbene, i signori Verdi, praticamente, nella loro richiesta, va bene, nella loro risoluzione, pretendevano anche, e questo non è stato detto, di finanziare con ulteriori tasse il bilancio dell'Unione Europea. Quindi di fatto i cittadini italiani erano chiamati a tirar fuori più soldi con una tassa europea, come se ce ne fossero poche già,
mentre qui noi sosteniamo proprio all'arma bianca che deve esserci non solo una diminuzione, ma addirittura una moratoria di tutto il sistema di tassazione per far ripartire l'economia, e questi addirittura pretendevano di aumentare pure con delle tasse. Quindi meno male che abbiamo detto di no, perché altrimenti l'Eurobond, così come era concepito dalle risoluzioni dei Verdi, prevedeva una tassa europea per finanziare ancora di più il bilancio europeo, per poter dare la garanzia di emettere Eurobond. Allora tutto questo sistema veramente machiavellico potrebbe essere risolto adesso, ora, questa sera, mentre noi stiamo parlando, se la BCE si decide di stampare moneta, cioè di comprare direttamente, senza tutti questi bizantinismi. Ecco. Ma non si rischierebbe un'inflazione? Da morire. Allora, guardi, anche qua. Allora, premesso che il target inflattivo dato alla BCE è del 2%, sappiamo che con le operazioni di quantitative easing intraprese dal nostro Mario Draghi, sono stati acquistati pro quota la bellezza di più di 2.600 miliardi di euro. Voi avete visto l'inflazione salire? Non mi risulta, anzi, tutt'altro, il target è ancora molto lontano. Quindi è un prezzo ragionevolmente da rischiare, da pagare, e francamente vi dico che abbiamo già ancora degli spazi enormi per arrivare al target inflattivo al 2%, ma pure se arrivasse al 2,2-2,3, non credo che succede assolutamente nulla se stiamo a guardare. Però ripeto, se tanto mi dà tanto, negli anni passati con 2.600 e passa miliardi di quantitative easing, di immissione di liquidità, non è aumentata l'inflazione, non vedo perché motivo perché adesso debba aumentare. Ecco, questo è. Servirebbe di nuovo Mario Draghi all'Europa, perché molti lo stanno rimpiangendo, soprattutto in Italia. Beh, guardi, io devo essere molto sincero, io mi sembra il 17 di settembre, quando si presentò la signora Lagarde al Parlamento europeo per il voto del Parlamento europeo, io mi diedero a me la parola come gruppo della Lega per fare la dichiarazione di voto, e fui particolarmente, diciamo così, vero, crudo, dissi: no, guardi, lei non è assolutamente adeguata a ricoprire questa carica. Glielo dissi in faccia, ci sono i video. Tra l'altro tutto discendeva dal fatto che la settimana prima era stata in audizione alla commissione ECON, dove io sono membro ufficiale della commissione ECON, e dalle mie domande specifiche su determinati argomenti non mi ha saputo rispondere. Quindi di fronte a quello ho detto: questa dovrebbe andare a fare la... Eppure lei viene dal Fondo Monetario Internazionale. E me ha visto i danni che hanno fatto al Fondo Monetario Internazionale, è una carica politica, ha fatto delle cose incredibili, e hanno poi riconosciuto di aver sbagliato, fra l'altro, abbiamo visto sia in Argentina che in Grecia. E vorrei dire anche che lo stesso Draghi, che è venuto in commissione ECON per dare il saluto, diciamo, dopo il suo mandato da Presidente, io ho avuto la possibilità di fargli delle domande e ha risposto in maniera... devo essere estremamente sincero, magnifica. Gli ho fatto i complimenti, lui anzi mi ha ringraziato di avermi fatto determinate domande e di avergli dato la possibilità di rispondere, ma lì siamo anni luce rispetto a una Lagarde. Quindi ho avuto anche la soddisfazione di diciamo interloquire con Draghi al Parlamento, nella commissione ECON. Tra l'altro, nota personale, io tanti anni fa, come vedete, ho i capelli bianchi, ero direttore generale della capogruppo finanziaria dell'ENI, mentre Draghi a quell'epoca, sto parlando del 91, 92, 93, era il direttore generale del Tesoro. Come io ero la persona preposta per le missioni del gruppo ENI, quotazioni anche della scuderia del gruppo ENI, c'era un certo, diciamo così, contatto, perché chiaramente noi dovevamo tararci anche con i benchmark del Tesoro. Non potevamo, diciamo, tra virgolette, scavalcare le proposte del Tesoro. Quindi Draghi mi conosceva, sapeva che le domande che facevo erano abbastanza attinenti, e mi ha dato enorme soddisfazione rispondendomi per 7 minuti. Credo di essere stata la persona a cui ha dedicato più tempo nelle risposte. Questo mi ha dato un'enorme, diciamo così, soddisfazione personale. Ecco, oltre a questo aneddoto su Draghi... Una cosa mi permetto di dire: quando si parla bisogna sapere le cose, perché tutti quelli che si riempiono la bocca Eurobond, non sanno minimamente che accettare anche una piccola quota di Eurobond
con emissione di obbligazioni senior significherebbe di fatto automaticamente condannare tutte le altre alla serie B e quindi pagare molti più interessi. Il gioco non vale la candela. Ma di che stiamo parlando? Questa sua posizione ce l'ha spiegata veramente molto bene. Al netto di quanto ci siamo detti in questi minuti, quindi qual è il lavoro che farà la Lega in Europa? Perché poi magari si dovrà trovare una sintesi anche con gli altri partiti italiani per cercare di fare fronte comune. Guardi, dico sinceramente, mi sono molto sorpreso che i cosiddetti giornaloni, no? Vengono chiamati in Italia giornaloni, anche se vedo che dal punto di vista delle vendite sono diventati dei giornalini, hanno aperto la possibilità per l'appunto che la Banca Centrale Europea faccia veramente la banca centrale, cioè che stampi moneta e faccia soprattutto il prestatore d'ultima istanza. Mi fa molto piacere perché il 31 di marzo ho scritto un articolo a quattro mani con Fabio Dragoni pubblicato da Milano Finanza, dove essenzialmente dico benissimo, facciamo un'operazione del genere, la dico in estrema sintesi, mettiamoci tutti d'accordo in Europa, ciascun paese emette un quantitativo di titoli predeterminato secondo il proprio peso. Noi sappiamo che le operazioni di quantitative easing vengono effettuate in funzione del capital key, cioè della percentuale che ciascun paese ha nella banca centrale europea, o troviamo, non so, il peso del PIL, insomma troviamo un sistema di ridistribuzione. Ciascun paese emette un certo quantitativo di obbligazioni, tutte quante con le stesse caratteristiche, cioè stesso regolamento, stessa scadenza, tasso zero, attenzione, tasso zero, e vengono emesse dal tesoro di ciascun paese, da ciascuna banca centrale nazionale in toto, quindi senza andare sul mercato, con un finanziamento sempre a tasso zero, se non addirittura negativo, da parte della Banca Centrale Europea. Faccio un esempio, l'Italia emette 100 miliardi di BTP a 5 anni, esattamente come lo fa la Germania, eccetera, l'importo è in funzione del proprio peso, è chiaro che Malta ne emetterà di meno della Germania e l'Italia ne emetterà chiaramente di meno rispetto alla Francia, ma insomma trovare un sistema di caratura, dopodiché la Banca d'Italia acquista tutto completamente l'ammontare dei 100 miliardi perché è finanziata dalla Banca Centrale Europea e alla scadenza con la bacchetta magica cosa fa la Banca Centrale Europea? Cancella il debito. Questo è quello che deve fare e sto vedendo da ieri che anche i giornaloni stanno diciamo così aprendo a questa ipotesi. I giornaloni stanno aprendo, ma la maggioranza sta aprendo a questo, perché poi è quella la sono i giornali che vanno poi in Europa a contrattare. Sì, è vero, il problema è vedere se questa cosa che ho spiegato in maniera molto semplice riescano a capirla, quello è il vero problema, perché se sono ancora chiusi in certi stereotipi, qui aspettiamo che l'Europa ci salva, eccetera, tutto quanto, qui moriamo tutti quanti, ma non di coronavirus, moriamo tutti quanti di fame perché l'azienda e il sistema Italia chiude completamente. Questa l'abbiamo visto cosa hanno fatto gli altri paesi senza aspettare e chiedere niente a nessuno. Hanno dato anche a fondo perduto dei soldi. Qui addirittura l'unica cosa 600 euro, che francamente è una vergogna. Io non lo so cosa succederà questa settimana, iniziare da oggi in banca, se effettivamente riusciranno tutti quanti ad avere quei finanziamenti. Dubito fortemente che riusciranno ad averlo. Io me lo auguro, ma dubito fermamente. Cioè, parliamoci chiaro, lo Stato non tira fuori una lira, Attenzione, credo che questo l'abbiano capito tutti quanti. Da solo un sistema di garanzia. E ci sta dando il là per andare, per ritornare in Italia e parlare del Cura Italia, perché lo abbiamo detto proprio nell'introduzione della puntata, questa settimana è importante non solo in Europa, anche in Italia, si emenderà appunto il provvedimento e poi si voterà in aula. È stato fatto abbastanza secondo lei per le aziende? No, assolutamente. L'unica cosa che deve essere fatta è che, tenendo conto del fatto che il sistema produttivo italiano gli è cascata una meteorite sulla testa, nel senso che non è certo per colpa dell'imprenditore, del negoziante, del commerciante se ha dovuto chiudere la propria attività, ma per ragioni che sappiamo purtroppo al di fuori della propria volontà, è chiaro che lo Stato doveva intervenire mettendoci di suo, cioè facendo delle operazioni a fondo perduto, almeno una parte. Questo non è avvenuto e non si capisce il perché. Poi vi dirò una profezia che vi dirò, il 23 sera, vediamo un po' se ci vado vicino.
Magari dopo questo vertice la richiameremo con noi perché No, sarai ma io a... ve lo dico prima, non dopo, e dopo sono buoni tutti. No, no, però poi magari lo potremmo Certo. commentare insieme, poi quando avremo i risultati di questo vertice, sperando che poi il 23 avremo veramente una risposta e se non si prorogherà Ma tutto come guardi, abbiamo visto. la preoccupazione massima in questo momento da parte del Presidente del Consiglio Conte e del suo Ministro all'Economia Gualtieri è quello di trovare un nome diverso al MES. Perché di fatto quello che è stato diciamo, deciso il 9 di aprile nella riunione dei ministri finanziari della zona euro è stata quella di diciamo, mettere in campo tre tipi di strumenti, perché ci sono quelli, gli altri sono buoni propositi, ma gli strumenti sono tre. C'è il SURE, come il TURE, così tutti capiscono, che per quanto riguarda le casse integrazioni, cioè l'integrazione alle casse integrazioni. Perché ovviamente c'è un problema di dare sostegno alle aziende. Dopodiché c'è la BEI, cioè la Banca Europea degli Investimenti, e anche qui credo che purtroppo c'è da fare un po' di chiarezza. La Banca Europea degli Investimenti è uno strumento che può agire con cofinanziamenti per dei progetti industriali, quindi non può finanziare direttamente gli stati, non può dire io emetto e lo do allo Stato italiano, lo do allo Stato spagnolo o francese. No. Agisce per specifici progetti industriali di cofinanziamento con il rispettivo Stato. Quindi o cambi anche lì lo statuto, ma ripeto, cambiare statuti la vedo molto dura, ci vogliono anni, ci vogliono, e c'è adesso l'unanimità. Non credo che gli olandesi e i tedeschi siano così, diciamo, disponibili nel cambiare subito. Poi, aspetti, e il terzo strumento è il famoso MES. Perché il MES non è nient'altro, cioè per poter emettere qualsiasi forma di debito condiviso è necessario avere un veicolo, uno strumento. Non è che la Commissione europea emette titoli, ci deve essere un emittente. Un emittente è uno strumento che già esiste e si chiama MES con tanto di regolamento e tanto di codifica all'interno, come ho detto prima, del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, cioè di Lisbona, Quindi la articolo sua 137. profezia in chiusura, perché abbiamo veramente pochi secondi. Diranno no. C'è stata assicurata già e noi attiveremo. Lo chiameranno come gli pare, diranno no, è un Un MES MES light, nascosto. è una nascosta, eccetera. Però poi vi ricorderete di questo discorso che ho fatto io, diciamo, ma poi Rinaldi c'ha ragione, è vero, alla fine ci hanno fatto digerire questo MES con nomi diversi, facendo cose diverse. E allora tutti gli attacchi che sono stati fatti nei confronti della Lega, del nostro voto, e meno male che l'abbiamo fatto, e spero di aver contribuito a far capire, ma purtroppo quando c'è di mezzo una ideologia non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, perché purtroppo è così, ma credo di averlo spiegato tecnicamente, ebbene, è per coprire il fatto che giovedì sera avranno grossissimi problemi di fronte al proprio elettorato, specialmente un partito che sta al governo, nel spiegare che alla fine poi dopo è stato sottoscritto e attivato il MES, chiamatelo come vi pare, ma poi alla fine, se Sarà non è il zuppa, MES. se non è zuppa, è pan bagnato, insomma. Allora vedremo giovedì che ne sarà dell'Italia e poi anche Speriamo bene. dell'Europa, perché purtroppo questa è una partita che si dovrà per forza giocare tutti insieme. Grazie, Grazie. Grazie a voi. grazie Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, per essere stato con noi. Vedremo poi come si svilupperà questa settimana politica. Termina qui il nostro spazio di Res Publica, ma voi continuate sempre a seguirci sul canale 264 del Digitale Terrestre, dalle nostre app per smartphone. Se vi siete persi una puntata di Res Publica o degli altri nostri programmi, potete sempre trovarla sul nostro canale YouTube Radio Cusano TV Italia. Grazie di averci seguito.